Eccovi, faccio vedere cosa c'è oggi negli antipasti. Bene, andiamo a vedere. Qui ci sono le bughe in carpione. Oh, bene. Poi ci sono le sardine in carpione, ma con la cipolla di Tropea e un po' di zucchero di canna. Quindi leggermente in agrodolce. Qui ci sono le acciughe impanate. Aperte impanate, sempre in carpione. Le polpette di carne. Benissimo. E la cotoletta. La cotoletta alla milanese. Alla milanese. Oh, va bene. Qui invece negli antipasti abbiamo l'insalata russa. Bene. Il pomodorino con il ripieno di maionese, tonno e uovo sodo. Benissimo, che noi chiamiamo pomodorini mimosa. Mimosa. Poi c'è la mortadella con la formaggetta di Rocca Verano. Poi c'è il polpo con le patate. Leggermente rivisitato questo. Sì, questo c'è il polpo con le patate, con i quadrotti pomodorini e le olive verdi. Bene. L'insalata marinara. C'è il salmone marinato dalla Franca con il sale e lo zucchero di canna, che si sappia. L'orata allo zenzero. Come fai l'orata marinata? La battiamo, poi la mettiamo 3/4 di aceto, 1/4 di vino, lo zenzero e il sale, e poi si asciuga e si mette l'olio d'oliva e lo zenzero sopra. Ottimo. E le acciughe, lo stesso procedimento di queste, ma senza zenzero, con il prezzemolo sopra. Benissimo, e mi fai vedere anche i verdurini sott'olio? Le olive le piccanti. Le olive verde piccante, quella nera leggermente piccante, le courgette. Le zucchine, che fa la Franca. Le trombette che sono raccolte giovani, cotte in aceto, poi lasciate sott'olio. Sì. Il carciofino. Sott'olio anche lui. Il pomodoro secco. Calabrese. Poi andiamo invece. La melanzana. Melanzana, striscioline. Yes. Buone queste. Il pomodorino, il peperoncino piccante ripieno di tonno, acciuga e capperi. Benissimo. E questi qui non so come si chiamano. Sono i peperoncini lombardi, che sono leggermente agrodolci. Sì. Più che altro sono amarognoli e stanno bene con insalata russa. E anche con salame santolcese. Anche con il salame di santolcese, brava. E qui c'è il formaggio sardo tenero. Tenero, quindi un pecorino dolce. Dolce. Benissimo. Basta. Viva gli antipasti buon del Mosè. Natale, ragazzi.